mai visto i candidati per la selezione che stanno arrivando? Sì. Uno più stravagante dell'altro. Hai visto quello piccoletto, poverino? Mi sembrava il mio cugnetto Peolo, alla prima comunione. E l'altro che ha i capelli stralunghi. Appena uscito da Ritorno al Futuro. Tutti noi, eh. E scusa, lui che hai accompagnato su. Una pezza. L'ho preso, è arrivato, si è presentato, buongiorno, buonasera, doveva andare su. Il tragitto dall'ingresso per far su fino alle scale. Mi ha raccontato la storia della sua vita, tre gatti, due pesci rossi, un cane, quattro figli, allucinante. È arrivato su, ha fatto il colloquio, è andata avanti a parlare, penso abbia stordito tutti. Povera Persichetti. No, va che poverina. Sta conti ne vedi. Poverina, sarà fuga, poverina, no davvero. Che invidia. Povera. Ciao Marta! Marta? Ciao Silvia! Ciao, ciao! Come stai? Bene, tu? Tutto bene, ma come sei bella? Dove devi andare? Grazie, è un pranzo di lavoro. Hai un pranzo di lavoro? Ma perché adesso vai a pranzo con i clienti? No, vado a pranzo con Michele. Ma con Michele chi, il nuovo collega? Marta, ti ricordo il regolamento aziendale, eh? Ti tengo d'occhio, Marta, eh? Mauri, ti ho fatto il caffè perché ho bisogno di parlarti oggi. Grazie, che gentile. Di Emma, non so se sono la persona più indicata, allora. Anzi, aspetta un attimo che chiudo la porta. Mauri, ho dei dubbi sul suo comportamento. La vedo che è spesso in giro, non ha una postazione fissa. A un certo momento è col customer, un altro momento è con l'IT, un altro momento è col sales. La vedo anche spesso, forse un po' troppo esuberante. Ma io sì, la vedo spesso in giro, però non mi sembra invasiva nei confronti degli altri colleghi. Forse un po' esuberante, sì, in pausa pranzo. Però alla fine mi sembra ben integrata con il resto del gruppo. Perché io capisco che siamo una società informatica, che c'è molta informalità, che siamo tutti liberi, che tutti possono sedersi dove vogliono. Però sai, lei l'ho portata io e ho un po' paura che gli altri la percepiscano come un'intrusa. Gabri, fai una cosa. Lei ti ascolta. Parlale. Oggi è a casa, domani lo farò e domani le parlo. Manu, guarda, oggi sono stanchissima, ho fatto una quantità di colloqui che non ti dico, di cui tra l'altro la metà, se avessi potuto vederle prima, non le avrei nemmeno convocate. Guarda. Ah, caspita, non c'è modo di vedere dei video prima di queste persone? Magari, guarda. Per fortuna però sono riuscita ad individuare una buona rosa da presentare al responsabile del dipartimento. Va bene ragazzi, fatemi sapere allora se risponde, Grazie. Ah, Emma, già che sei in ufficio, vieni da me che ho bisogno di parlarti. Emma, dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare del tuo comportamento, perché così non va bene. Non va bene e non va bene il tuo comportamento con i colleghi. È possibile che non hai mai un posto fisso. Ogni volta che mi alzo ti trovo da un'altra parte. Una volta sei con l'IT, una volta sei col customer, una volta sei con i sales, ma è possibile. Ma non va bene così, Emma, non va bene. Cioè non puoi andare da loro e guardargli lo schermo, non va bene così, è troppo. È importante il comportamento, capisco che qui c'è della libertà. E poi, Emma, dai, ti ho portato io in H24, non hai fatto neanche una selezione. E le persone pensano che poi sei la mia favorita. Devi adottare un altro comportamento, così sei troppo invadente. E poi, ma dai, a pranzo non puoi mettere il muso dappertutto, non puoi mangiare dal piatto degli altri. Sì, ho capito, ce l'ho, ecco il biscottino, dai. Ecco, dammi la zampa. Ecco di qua il tuo biscottino, brava, ma bella. Sei il mio amore, vero? Sai cosa c'è? Ma fai quello che vuoi, fregatene che tanto sei la mia preferita.